Prima filosofare nasce dall'idea che oggi, in un mondo sempre più liquido, veloce e consumistico, l'esercizio del pensiero è più che mai un'attività fondamentale per vivere in modo consapevole. Da qui l'idea, anche provocatoria, di rovesciare il detto tradizionale prima vivere e poi filosofare. Il manuale è un racconto della filosofia che unisce chiarezza espositiva e rigore disciplinare per l'acquisizione di un lessico filosofico specifico. Abbiamo curato il linguaggio per evitare ogni forma di discriminazione e abbiamo dato centralità al pensiero delle donne nella storia, da Ipazia alle filosofe illuministe, da Hannah Arendt a Judith Butler. Si è deciso di mettere in evidenza le questioni filosofiche cruciali degli autori. Per questo motivo, ad inizio capitolo, abbiamo inserito delle domande per orientarsi, che saranno presenti lungo tutto il testo e nelle sintesi finali, in modo da offrire un percorso guidato e ben delineato dall'inizio alla fine. Prima filosofare è un manuale laboratorio, uno strumento per studiare ma anche per fare filosofia. Per questo motivo abbiamo deciso di partire con l'attualità delle domande filosofiche, inserendo all'inizio di ogni unità dei veri e propri inneschi che affrontano temi culturali, sociali e politici. Inoltre abbiamo costruito delle rubriche per dare centralità al confronto tra filosofi, in modo da valorizzare la filosofia come disciplina del dialogo e del rispetto, e abbiamo deciso di dare anche centralità alle grandi questioni dell'educazione civica e dell'ambiente, in modo tale da sviluppare lo spirito critico e in modo da formare una cittadinanza attiva. Tutti questi apparati didattici sono corredati da attività laboratoriali, discussioni guidate, compiti di realtà, lavori di gruppo e valorizzati da connessioni pluridisciplinari, cinema, arte, letteratura, fumetti, musica, per avvicinarsi alla cultura dei più giovani. Prima filosofare è arricchito da un apparato didattico pensato per sostenere i processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti. I brani antologici con l'analisi del testo, gli schemi, le mappe concettuali, gli esercizi e le attività di fine unità sono funzionali all'approfondimento e alla rielaborazione dei contenuti e all'acquisizione delle competenze per affrontare le interrogazioni, le verifiche e gli esami finali. Prima filosofare è anche un viaggio nella storia della filosofia attraverso video lezioni, video analisi dei testi e podcast. Si tratta di integrare i contenuti del manuale con apparati didattici multimediali facilmente fruibili dagli studenti attraverso QR code e dunque vicini alle nuove generazioni. L'obiettivo è quello di offrire degli strumenti di ripasso e di approfondimento dei contenuti presenti nel manuale. Fare filosofia a scuola può diventare una splendida opportunità per pensare e vivere meglio, per far coincidere il vivere e il filosofare.